Ciao a tutti ragazzi, come va? Benvenuti in questo nuovo video. Siamo di nuovo nella mia cucina perché nel video in cui sono entrato al supermercato, quello dei nuovi casi a Shenyang, avevamo visto che in un bancone frigo c'erano degli spaghetti mezzi precotti o comunque quelli semi istantanei. Ebbene, visto che avete messo il numero giusto di like, ho comprato questa confezione, proprio quella che abbiamo visto nel video. Quindi abbiamo spaghetti Ish Haixian, quindi spaghetti ai frutti di mare. E nella confezione troviamo quindi questi spaghetti al pomodoro con dei gamberetti e delle vongole. C'è scritto che possono essere riscaldati nel forno a microonde. La confezione in tutto pesa 261 grammi. Sono un po' curioso perché alla fine a me queste cose qua in fondo piacciono, eh? Mi piace assaggiare queste cose. Non dimentichiamoci che noi italiani siamo troppo ortodossi per quanto riguarda il cibo, le nostre bevande, soprattutto per quanto riguarda gli spaghetti e il caffè. Mentre ci siamo, questo qui è il retro. Non fatevi spaventare, questo 8 giugno 2022 non è la data di scadenza. Infatti se andiamo qui, proprio questa voce, Bao Juzi, è proprio il periodo di conservazione, quindi possono essere mangiati entro 180 giorni dal confezionamento. Qui abbiamo anche i valori nutrizionali: 100 grammi contengono 565 kJ, 4,5 grammi di proteine, 2,5 grammi di grassi e 23,3 grammi di carboidrati. Qui abbiamo anche le istruzioni, ovviamente. Per prima cosa dobbiamo tirare fuori il piatto, poi unire i condimenti. Poi dobbiamo rimettere il coperchio sul piatto e dobbiamo riscaldare il tutto al forno a microonde. Una volta riscaldati dobbiamo mettere il pepe nero, il prezzemolo e poi mescolare. Tempo di cottura 1 minuto a 900 watt, 1 minuto e mezzo a 800 watt o 2 minuti se scegliamo di cucinarli a 700 watt. Detto questo, non ci resta che aprire la confezione. Togliamo la plastica. Piano piano, questo possiamo toglierlo così. Facciamo le cose per bene, dai. Perfetto. Il coperchio si toglie, diciamo, facilmente. Quindi all'interno abbiamo gli spaghetti, mi sembrano già scotti. Va bene. Una pratica forchetta componibile. Il condimento, molto invitante, pepe nero e il prezzemolo tritato. Vediamoli tutti insieme nella loro completezza. Quindi apriamo gli spaghetti. Non c'è un odore strano, eh? Mettiamoli dentro. Mamma mia, aiuto. Poi apriamo la busta del condimento. Mi sporcherò tutto qua. Ah. Sa di comunque di gamberetti, qualcosa alla marinara. Ok. Ho il pollice tutto sporco, assaggiamo. Mamma mia. Do una piccola mescolata. Non so se sia giusto questo, però dai, io la do. In questo momento si presentano così. Io direi di metterli 2 minuti a 700 watt. Però c'è un problema. Nel mio forno a microonde non ci sono i watt. Non lo so, ma li metterò 2 minuti a potenza media. Li inseriamo qua dentro. 2 minuti. Anche a me secca aspettare. Ci vediamo appena sono pronti. Ho sbagliato. Non ho messo il coperchio e questo è un errore.
coperchio messo, speriamo vada bene così. Ok, dovrebbe finire a momenti, ma non finisce? È rotto? Ok. Si sente un po' di... Ah, mamma mia come brucia! Uso il super guanto. È tutto morbido. Ma no, ragazzi, ma che cavolo è successo qua? Mamma mia, è iperbol. Mamma mia. Che poi sono proprio stupido. Avevo la forchetta, ho sporcato delle bacchette. Che bella, che design. Allora aggiungiamo il prezzemolo. Che sembra, ma non lo so. Aspetta un attimo, prima aggiungiamo il pepe, così lo mescoliamo. Un grammo di pepe, raga, un grammo di pepe. Ora sa di pepe. Oddio, io metto tanto pepe di solito, no? Per chi mi conosce. E adesso aggiungiamo il prezzemolo per la foto. Si presenta così, non si vede un gamberetto, non si vede una vongola. E che fanno? L'assaggiamo? L'assaggiamo ora, lo assaggiamo. Allora, secondo me questo è il modo migliore per fare questa ripresa. E quindi dai, assaggiamo questa forchetta molto stile italiana. L'odore sa un po' di pomodoro acido. Però ha un retrogusto di... Mamma mia, quanto pepe. Ha un retrogusto... Mamma, ma è... È immangiabile, te lo dico io. È pur sempre un prodotto che costa... 18 yuan, quindi in un supermercato tra i prodotti internazionali importati, come dicono loro, ma in questo caso di importato c'è poco. Sicuramente una persona non italiana può benissimo accomodare, ma anche un italiano, cioè non prendiamoci in giro, non è malissimo, è un po' troppo pepata. Piatto finito, mi bevo quel poco di Coca-Cola Zero che mi è rimasto. Per voi sarà stato uno scempio, un insulto alla nazione, alla nostra cultura. Io sono Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. Gli do un 7. Perché nel suo schifo, comunque, non è male. Questa sensazione di piccantezza che ho in bocca mi piace in questo momento. Si sentiva un po' il retrogusto di frutti di mare. Certo, non è un piatto che tu potresti pagare 10 euro. Infatti, nei locali che servono piatti con questo gusto, qui in Cina io non vado. Non mi ci avvicino neanche pagato. Però ho comprato al supermercato... Va bene, si può fare. Certo, sarebbe meglio farsela a casa come faccio io, però dai, mettetevi nei panni di un cinese, di un americano, di un tedesco che sono qui in Cina, ma anche nei loro paesi. Ci saranno queste cose anche nei loro paesi, forse ci sono anche in Italia, probabilmente ci sono anche in Italia. Hanno fame, vanno al supermercato, comprano sta cosa, se la fanno subito in... ci ho messo 3 minuti. Anzi, senza fare il video sarei stato molto più veloce. Quindi promosso, diamo un 7 a questo piatto precotto, questi spaghetti e frutti di mare
del supermercato vicino a casa mia. Ok ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, mettete un mi piace. Se arriviamo a 30 mi piace, assaggiamo il gusto che c'era accanto, che forse era la carbonara con i funghi e la panna, quindi fatta al forno a microonde, ragazzi, non vedo l'ora. Se non sei iscritto, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina. Ciao!